Il nome della Commissione Pari Opportunità del Comune di Siderno, che ho l'onore di presiedere, vorrei ringraziare tutti voi che avete sentito la voglia e il desiderio di partecipare a questa serata. Questa nostra prima manifestazione è stata fortemente voluta dalla Commissione e da tutte le rappresentanti della Commissione. Le diverse professionalità che compongono la commissione, che la rappresentano, hanno il pregio di vivere nella quotidianità, di vivere a stretto contatto con quello che è il rapporto umano con gli altri. E quindi quando si è avvertito il desiderio di affrontare questo problema, questo discorso, questo argomento è diventata immediatamente una necessità che nasce anche dall'essenza stessa della Commissione. La Commissione Comunale per le Pari Opportunità è diventata, con la Commissione insediatasi 3 mesi fa, nel 2018, una Commissione per i diritti e le pari opportunità tra uomo e donna, per cui il discorso si è ampliato, il raggio di azione è diventato più ampio. Non stiamo a difendere soltanto la posizione della donna, a rafforzarla, a richiamare, riaffermare i diritti, gli spazi di una donna in rapporto all'uomo, ma difendiamo, rappresentiamo e cerchiamo di comprendere le difficoltà, le necessità degli uomini, delle donne, dei bambini, dei disagiati, delle bambine, che purtroppo in questa società cominciano a diventare anche loro un bersaglio specifico, i portatori di handicap, i diversamente abili, i diversi, gli stranieri. Tutto adesso è diventato quasi, come diceva Ercole Macri prima, tutto ha necessità di essere riaffermato, tutto deve essere di nuovo difeso, tutto deve essere riportato alla ribalta per il suo valore e per il suo essenziale, primario, bisogno di difesa e di rappresentatività. Basti pensare che la donna il primo momento di forza e di indipendenza l'ha avuto nel momento in cui ha votato per il referendum costituzionale tra la monarchia e la repubblica. Quindi fino a quella data la donna non era nulla, la donna non aveva nessun diritto, non aveva nessun valore. Per compiere un atto pubblico doveva essere rappresentata da un uomo. E stiamo ancora nel 2018 a agire attraverso una commissione che le difende e che le rappresenti. In questa serata i diritti degli omosessuali, dei transgender, dei transessuali sono diventati una necessità primaria, così come lo è quello della difesa delle donne, dei bambini, dei disabili, degli stranieri. E quello che vogliamo fare stasera non è invadere con forza le coscienze di ognuno di voi e imporre un diverso modo di agire e di comprendere, ma soltanto parlarne per capire, per spiegare che esiste un mondo ed è un mondo di amore, non è un mondo che ci chiude fuori o che si chiude nel suo sentimento di diversità. È un mondo che vuole essere accolto, che vuole essere ascoltato. Noi abbiamo il dovere, prima di tutto, di farlo, di farci sentire noi parte integrante anche del loro mondo. Non siamo noi ad averli esclusi dal nostro, siamo noi che dobbiamo entrare nel loro mondo, dobbiamo far parte della loro vita e la loro vita deve essere anche un momento di contatto stretto con noi, di affermazione del loro essere, non diversi come noi, ma è l'amore che ci guida, ecco quello che deve essere la linea di demarcazione per ogni cosa, per ogni sfaccettatura del nostro essere, è su questa linea che noi ci dobbiamo muovere. Per cui stasera cerchiamo di parlarne, comprendiamoci, guardiamoci, ascoltiamoci uno con l'altro, perché è questo che dobbiamo fare, solamente guardarci e vivere insieme, camminare insieme verso quello che la storia, come diceva Ercole Macri, ci renderà giustizia, perché prima o poi ci arriveremo anche a questo. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te Alessia e adesso io chiamerei il terzo video perché ci introdurrà poi al dibattito.